Buona domenica 8 maggio. Un brano del Vangelo breve, ma intenso, che parla in maniera evidente del nostro rapporto con Gesù, con il Padre. In quel tempo, il Vangelo di Giovanni, in quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. È chiaro che questo brevissimo passaggio alla nostra coscienza razionale può sembrare piuttosto enigmatico, ma ci sono alcuni passaggi fondamentali nei quali viene esplicitato con molta evidenza l'ascoltare la voce, il riconoscimento attraverso la voce nella sua funzione di trasmissione di un messaggio, una voce che è improntata dalla benevolenza, dall'infinita misericordia, dalla dimensione della gentilezza e dell'amore. Questa è la voce che le pecore ascoltano e riconoscono. Io le conosco, vi è una conoscenza del pastore nei confronti delle pecore, il conoscere, cioè entrare nell'intimità dell'essenza umana ed esse mi seguono, seguono il pastore, nessuno le può strappare a questa realtà di sintonia che si svolge nella dimensione dell'ascolto. Cosa dà il Signore alle pecore? La vita eterna e non andranno perdute. Qui c'è un fortissimo accenno alla liberazione dall'angoscia della perdita, della morte, perché Gesù parla dalla prospettiva liberante della risurrezione. E non andranno perdute in eterno. Qui si accenna in maniera piuttosto chiara all'eternità della vita. E nessuno le strapperà dalla mia mano. Qui ovviamente si accenna come sempre vi sarà un tentativo da parte di qualcuno di strappare la vita alla sua dimensione eterna, di strappare gli esseri viventi alla loro appartenenza alla dimensione del universale, alla dimensione del Padre. E qui c'è un ulteriore passaggio che ci deve far riflettere e meditare. Il Padre mio, che me le ha date, non è una proprietà di Gesù, del pastore. Il pastore è custode. E quelle pecore, il vivente appartiene al Padre, che è più grande di tutti. È nella universalità dell'armonia cosmica, della dimensione dell'amore, dell'infinita misericordia. È più grande di tutti e nessuno può strappare dalla mano può strapparle dalla mano del Padre. Ecco, vedete. Conclude, io e il Padre siamo una cosa sola, una unitarietà, che poi si esprimerà nella immensità dello Spirito. È un passaggio che ci deve farci attenti e concreti all'ascolto, al riconoscimento, all'essere attenti a quella voce che ci conosce e che ci invita a seguirlo in una dimensione che ci porta
alla vita eterna, alla bellezza dell'esistenza nella dimensione della misericordia e dell'amore. Buona giornata a tutti.